Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di alcune serie che mi sono piaciute particolarmente lo scorso anno, più o meno nell'ultimo anno e mezzo, e che voglio consigliarvi per il 2017. Lascerò fuori da questa classifica Game of Thrones, il trono di spade, che consiglio ovviamente a tutti, ma ormai è stato così discusso che penso sia abbastanza superfluo consigliarlo. Comunque, quello datelo per scontato. Cominciamo da una serie non troppo nota ma bellissima. È una serie che è un rifacimento di una omonima serie svedese, si chiama The Killing. Un poliziesco, possiamo dire, un thriller poliziesco fatto benissimo, con una storia molto avvincente, soprattutto nella prima serie, ma la cosa più bella di tutta questa storia sono i personaggi. Io non credo di aver trovato mai nelle serie TV dei personaggi così umani, così forti, così rotti, così imperfetti, provati da emozioni forti, provati da drammi personali, da tutta una serie di circostanze. Io ho trovato l'interpretazione di Joel Kinnaman, che fa il detective Holder, e di Mireille Ngo, che fa il detective Linden, semplicemente perfette. È una serie ambientata a Seattle, che parla dell'omicidio di una ragazza e delle indagini a seguito di questo omicidio, che coinvolgono chiaramente tutta la comunità che ruota intorno a questa giovane donna, ma è anche la storia di due personaggi che si incontrano in un momento in cui entrambi sono spezzati. Quindi abbiamo da una parte Linden, che ha una storia familiare, o anzi non familiare, molto complessa, ha una relazione anche con suo figlio molto complessa, ed è una donna che ha rinunciato alla felicità in qualche modo, che è incapace di funzionare se non in modo assolutamente asettico, freddo e tenendo a distanza tutte le persone che le possono voler bene. E dall'altra parte abbiamo Holder, che è un altro personaggio molto provato e anche un po' ambiguo all'inizio, un personaggio che ha lottato per tutta la sua vita contro una dipendenza che lo ha portato a dei grandi drammi e dei grandi sbagli. Vi dico solo che questa serie è l'unica serie di tutte le serie mai viste per cui io all'ultima puntata piangevo, ma lacrimoni proprio di cuore. Ci sono stata male per 3 giorni, mi sono andata a guardare tutti i video dei fan, cioè una cosa assurda, ma è una delle serie che veramente mi è rimasta più impressa, che ricordo con più affetto e di cui adorerei vedere un seguito. La seconda serie di cui vi voglio parlare, ne avete probabilmente sentito parlare molto perché l'hanno descritta come il nuovo Game of Thrones, è Westworld. Westworld è una serie interessantissima da un punto di vista psicologico e sociologico, perché parla di un mondo finto, costruito ad hoc, dove degli scienziati hanno dato vita a dei robot, delle macchine che sono esattamente come gli esseri umani. Not a theme park, but an entire world. Am I real? Un mondo dove gli uomini possono esprimere i loro sentimenti più bassi, le loro violenze più brutte, i loro istinti primordiali, e cavarsela e non dover essere responsabili di questo, perché stiamo parlando di robot e non di persone. You and everyone you know were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world. Risponde alla domanda: cosa fanno gli uomini quando lasciati liberi di non rispondere delle loro azioni? In realtà poi scopriremo che non è esattamente così e che, come ogni cosa costruita dagli umani, anche questa è imperfetta. Sono quasi più perfette le macchine o degli uomini che le hanno costruite.
Peaky Blinders è la storia di una famiglia di malviventi, una gang, chiamiamola così, che lavora nel campo delle scommesse. È una famiglia che vive a Manchester nel più o meno inizio 1900. La famiglia in questione si chiama Shelby. Tommy Shelby non è il più grande dei fratelli Shelby, ma è in qualche modo il capo clan dopo la morte del padre. E seguiamo la sua storia alle prese con le sue vicende di vita quotidiana, che sono molto reali, che sono molto umane, che sono molto interessanti. Alcune cose di questa serie che mi sono piaciute molto: i personaggi sono tutti molto credibili, sono tutti molto ben analizzati secondo me. Tommy Shelby è un personaggio molto bello, molto tormentato, e Cillian Murphy, che lo interpreta, è un attore che io onestamente avevo un po' sottovalutato. Tra l'altro è un attore che mi dava un po' di inquietudine, con quella faccia, quegli occhi, non lo so, aveva un che di inquietante. E invece finalmente, ragazzi, in questa serie diamo un senso a Cillian Murphy e scopriamo che è un gran figo. Con quel taglio di capelli poi ci piace particolarmente, quindi Cillian Murphy assolutamente promosso. Lo stile è molto bello perché parliamo degli anni 20-30, quindi è uno stile bellissimo, molto ricercato. E ragazzi, la colonna sonora è fantastica, stiamo parlando di canzoni rock moderne applicate a una Manchester degli anni 30, e la combinazione è esplosiva. La colonna sonora unita alle gesta dei nostri eroi, famiglia Shelby, unita alla fotografia di questa serie, secondo me ne fanno una vera chicca estetica. Quindi è una serie secondo me da guardare anche solo per bearsi della luce, delle atmosfere, della fotografia e di tutto questo messo insieme alla musica, che ne fanno veramente un piacere per gli occhi. She plays with blood. Una serie che ho visto recentemente, ma che mi sta appassionando molto, anche se sono solo a metà della seconda stagione, ma già ve la consiglio, è Mozart in the Jungle. È una serie dove seguiamo le avventure di un'orchestra, la New York Symphony, che improvvisamente cambia direttore d'orchestra e arriva questo visionario, giovane, pazzo e molto entusiasta, Rodrigo, interpretato da un bellissimo Gael García Bernal. Insieme all'arrivo di Rodrigo arriva nell'orchestra una giovane ragazza, un oboista che suona l'oboe, il cui sogno appunto era suonare di un'orchestra, e inizia ad essere coinvolta nella vita di quest'orchestra e nella vita anche un po' di questo direttore d'orchestra, Rodrigo. Ci sono dei personaggi molto belli, molto anche divertenti, umani. È una serie, non so, che mi mette allegria, infatti non so se vedete, ma proprio sto sorridendo mentre ne parlo, perché oltre a raccontare un mondo che non è mai raccontato, che è quello della musica classica, racconta una storia in cui molti di noi si possono immedesimare. Infatti ho cercato un po' di capire da cosa derivasse questo senso di immedesimazione che io provavo. È semplicemente una storia in un ambiente inusuale, ma una storia molto normale, che parla d'amore, parla di gelosie, parla della voglia di farcela, parla della voglia di uniformarsi verso quella invece di essere se stessi, e poi non so, c'è questa sempre tensione un po' amorosa tra i due, che a me piace molto perché sono molto fan di queste storie d'amore complicate dove la gente non si dichiara, dove la gente non sta insieme però un po' si guarda, vabbè, insomma, dai, sì, ci piacciono a tutti. Questa è una di quelle serie che voi la vedrete e rimarrete catturati. Stiamo parlando di Outlander, anche questa di Amazon Prime Video, che credo in Italia sia andata in onda su qualche canale del digitale terrestre o a pagamento, ma lo indagherò per voi e vi metterò il link qui sotto. Let's try not to get flogged or stabbed today. No promises, Sassanac. Outlander è una di quelle storie che ha tutte le premesse per essere un mattone insopportabile, perché parliamo di una storia tratta da una saga d'amore, una saga d'amore in cui lei ha viaggiato nel tempo e ha trovato questo cavaliere scozzese che l'ha trasportata in questo suo mondo avventuroso fatto di lotte, guerre, cavalieri, onore e vendette, e una passione incontenibile tra i due. Ora ditemi se non ha tutte le premesse per essere una di quelle gran palle in costume.
sì, ce le ha, ma non lo è. È una serie bellissima, perché secondo me il merito va al 90% ai due protagonisti, che sono Katrina Balfe, che fa Claire, e Sam Hugan, che fa James Fraser. Voi guarderete questa serie e non crederete, non riuscirete a credere che questi nella vita reale non sono fidanzati, quantomeno non hanno una tresca, perché per voi sarà impossibile, sono talmente credibili, talmente belli, talmente bravi e intensi nella parte di questi due, di questo uomo e di questa donna che si incontrano e si amano follemente, che voi lo crederete dalla prima all'ultima puntata. C'è anche un cattivo, tra virgolette, che è un attore molto molto bravo, si chiama Tobias Menzies, che fa il cattivo, il capitano Randall. Fa però sia la parte del capitano Randall, sia la parte del marito che Claire lascia a casa prima di fare questo viaggio a ritroso nel tempo. Lui è estremamente credibile in una parte di cattivo che è molto crudele, molto ambigua, molto umiliante per il protagonista, e molto molto intrigante. Secondo me c'è un sottostrato di questa storia che è ancora tutto da chiarire. Outlander è una serie che vi farà, secondo me, ragazzi, ve lo dico onestamente, ritrovare la passione o andarla a cercare là fuori, perché è una serie super super sexy dove questi trombano un botto e lo fanno con una passione incredibile e c'è sempre questa tensione nell'aria e no, bravi, bravissimi a loro. Io veramente vorrei troppo incontrarli e stringergli la mano e ringraziarli, perché hanno offerto veramente un'interpretazione di questa storia che è fantastica. Nominiamola, ve ne ho già parlato in un video, ve la straconsiglio, tra l'altro nel 2007 uscirà la terza serie, Narcos. Pedro Pascal, Pablo Escobar, posso fare una serie di cuoricini a raffica per Narcos? Secondo me scritta molto bene, molto convincente, molto ben interpretata e interessante, perché comunque parliamo di un evento storico. Un'altra serie è The Man in the High Castle. Parte da un'idea assurdamente geniale, orribile ma geniale. Cosa sarebbe successo se i nazisti avessero vinto la guerra? Quindi noi ci troviamo in un mondo del passato, perché chiaramente parla di un'epoca intorno agli anni 50-60, in cui il mondo è stato in qualche modo riorganizzato dalla vittoria dei nazisti. Racconta la storia di una ragazza che vive nei cosiddetti Pacific States, quindi gli stati che si affacciano sul Pacifico, che sono sotto la dominazione giapponese, e che viene coinvolta in attività di resistenza, della resistenza contro i nazisti ovviamente, e entra in possesso di un video molto particolare prodotto da questo individuo che si chiama The Man in the High Castle, che contiene visioni, riprese vere di una realtà alternativa, la realtà dove i nazisti non hanno vinto. La storia è molto avvincente, secondo me è una di quelle poche serie in cui la seconda stagione sta superando la prima. La prima mi aveva lasciato un po' tiepidina, vi dico la verità, la seconda porta in superficie dei temi molto più belli e una storia molto più avvincente, e me la sto veramente godendo, anzi l'ho appena finita. E anche di questa abbiamo parlato abbondantemente, vi ho fatto anche vedere come ho fatto anch'io la deprivazione sensoriale. Stranger Things è stato probabilmente il successo dell'anno. Se non l'avete vista, dovete vederla. Non è una serie cult soltanto per estetica, non è una serie cult soltanto perché va di moda e ne parlano, ma è una serie cult perché è bellissima, è fatta molto bene, è super avvincente, vi terrà incollati allo schermo e ve la super consiglio. Tra l'altro anche di questa nel 2017 uscirà la seconda serie e siamo tutti in attesa. What's wrong? Nothing. Mr. Robot è una storia molto particolare, è la storia di un ragazzo semi-autistico, depresso, con problemi comportamentali, sociopatico, che vive chiuso nel suo mondo interiore, che è al tempo stesso anche un bravissimo hacker e usa queste sue capacità in modo anarchico e insurrezionale per protestare contro lo status quo e contro una compagnia, un grande conglomerato che ha preso il controllo di tutti i media.
e praticamente di quasi tutte le operazioni tecnologiche e non che coinvolgono la vita delle persone, che spia, che tiene sotto controllo questi cittadini. È fatta molto bene, molto inquietante e soprattutto secondo me offre anche uno sguardo su come ci si sente quando si soffre di alcuni disturbi mentali in modo grave. Secondo me alcuni dei momenti di questa serie fanno un ritratto abbastanza accurato di questo. Serie coinvolgente, probabilmente non da 10, però sicuramente molto godibile e da guardare dopo che avete guardato tutte le altre. The Bridge. Chiudiamo con l'ultima serie che vi consiglio, che è una serie che ho visto in svedese o danese, perché è un mix delle due lingue, con sottotitoli in inglese, e nonostante questo mi è piaciuta da matti. La serie in questione è The Bridge. È una serie, appunto, una coproduzione danese e svedese che parla di un omicidio che avviene al confine tra questi due stati sul ponte di Malmo, che porta a Malmo in Svezia. A bridge between two worlds. La serie è anche uno scontro culturale tra queste due nazioni, che a noi ci sembrano tutte e due nordiche, quindi tutto sommato simili, ma non lo sono, e uno scontro tra due persone, uno scontro incontro tra due persone che daranno tanto l'una all'altra e si aiuteranno reciprocamente a mettersi in discussione. Una delle cose che mi è piaciuta di più e di cui mi sono innamorata follemente in questa serie è lei. Of two nations. Ligger hon i Sverige eller Danmark? Che è Saga Norén, che probabilmente sto pronunciando in modo sbagliato perché le pronunce svedesi sono assurde. Soga, qualcosa del genere, comunque si scrive Saga. Questa ragazza soffre della sindrome di Asperger, o Asperger, scusate, non so come si pronuncia, ed è una sindrome che ha una fortissima connotazione, da una parte sociopatica, dall'altra di totale incapacità di empatia e quindi di comprendere i sentimenti dell'altro, di non ferire i sentimenti dell'altro e di conseguenza di comprendere e interpretare i propri. È una serie fatta benissimo, super coinvolgente, con una bella storia dietro, ma soprattutto secondo me va vista per questo personaggio, perché è un'interpretazione incredibile, molto bella, molto realistica e che vi farà innamorare del personaggio di Saga, io sono sicura. Ok, credo di avervi raccontato tutte o quasi le serie che mi sono piaciute di più nello scorso anno e vi invito a vederle e a farmi sapere quali vi sono piaciute di più, ma intanto prima di vederle fatemi sapere se qualcuna di queste l'avete già vista e se vi ho raccontato di qualche serie che non conoscevate che vi ho fatto venire voglia di vedere. Intanto vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale perché ci tengo molto e come vedete sto facendo un sacco di video ultimamente, spero che li possiate seguire e seguitemi anche sugli altri social, sono su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Snapchat, sempre come Ma Che Davvero, e ovviamente sul mio blog macchedavvero.it. Ciao e grazie!